Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, sì, sono per terra perché voglio farvi vedere, diciamo, queste cose che adesso vi mostro, perché così me le faccio vedere, diciamo, meglio. Allora, facciamo l'unboxing, del folletto. Vi faccio vedere che cosa mi è arrivato, i pezzi, gli accessori. E tutte le altre cose. Ovviamente la recensione del folletto, di come funziona, eccetera, ve lo farò nel prossimo video più avanti, perché prima di tutto devo testarlo, devo vedere come funziona, perché ci sono tantissimi accessori da utilizzare e devo ancora capire bene bene come funziona. Allora, prima di tutto vi ricordo di mettermi un bel like, un commentino qua sotto se ce l'avete anche voi e ovviamente seguitemi su Instagram che ve lo metto sempre qua sopra o sotto nell'info box. Allora, dopo 2 mesi, anche 3, io l'ho ordinata a dicembre, mi è arrivata adesso a febbraio la folletto. Ci sono tutti gli accessori. Per cui, allora, io vi dico già che per acquistarla dovete parlare con, ovviamente, con un operatore, un servizio clienti, dove ovviamente fanno il loro dovere, il loro lavoro per farvi, diciamo, comprare il folletto. Per cui il prezzo è molto diverso perché cambia. Io vi dico quanto l'ho pagata, ma non è, cioè il prezzo che vi dico io non è il prezzo esatto, perché non mi ricordo di preciso bene bene bene. Però vi dico più o meno che l'ho pagata, in senso la sto pagando perché è un regalo. Anzi, in realtà la sto pagando mio padre perché è un regalo che mi ha fatto per il compleanno. Per cui calcolate che lui più o meno, l'ha pagata più o meno dai 2000 in su. Perché in teoria questa costa 4000, cioè parte da questa parte dai 2000 in su per arrivare ai 4000 qualcosa. Per cui il prezzo non ve lo posso, diciamo, dire, perché dovete ovviamente chiamare un operatore dove vi aiuta e vi spiega tutto, in poche parole. Per cui il prezzo, cioè, non potete sapere il vero prezzo. Io posso averla pagata a 2000, cioè mio padre può averla pagata a 2000, come un altro ragazzo, un'altra ragazza che può, diciamo, aver speso 3.000-4.000 euro per questo aspirapolvere qua. Per cui il prezzo dipende da tutto, da quello che comprate, dagli accessori. Io ho comprato quasi tutti, anzi mi sembra tutti gli accessori. Ovviamente a me hanno fatto un bel prezzo perché da 4.000 euro mi hanno scontato un bel po'. Per cui calcolate che mi hanno fatto un bello sconto. Però non sto qua a ripetere o a dire, diciamo, il prezzo esatto di quanto ovviamente l'ho pagato. Iniziamo a far vedere. È arrivata in tante scatole, per cui vi lascio qua una clip dove vedete che ci sono tantissime scatole che mi sono arrivate. Perché non era praticamente come lo vedete adesso, ma era con tantissime scatole. Allora, trovate dentro questi che sono le istruzioni, ovviamente, dove ti dice il benvenuto, il sistema di come utilizzarla, e in più c'è anche l'applicazione da utilizzare sul telefonino, che nella recensione ve la farò vedere e vi parlerò di questa app della Folletto. E poi ci sono tutti gli accessori. Ovviamente io non è che me li ricordo a memoria perché è da poco che ce l'ho, però vi faccio vedere che cosa mi è arrivato e che cosa ho comprato, cioè mi ha comprato mio padre.
Questa scatola l'ho tenuta e ci ho messo dentro. Allora, diciamo che questa ve la faccio vedere dopo più avanti, perché sennò è difficile mostrarvi tutto. Allora, in questa scatola ho messo gli accessori, cioè i prodotti che praticamente vanno utilizzati. Ad esempio, questo che è un detergente universale per tutti i pavimenti di 500 ml. Poi vi dirò anche come mi sto trovando. Per adesso non vi dico niente, vi faccio vedere solo quello che ho comprato, quello che c'è dentro. C'è dentro questo che è per i pavimenti, per pulire il pavimento. Poi c'è la polvere per cura dei tappeti, che è questo qua. Io ho preso praticamente tutto. Poi ci sono questi che è la polvere per cura dei materassi. Che sono tre di questi, tre per i materassi perché si pulisce anche il materasso. Poi dentro ci sono i sacchettini che sono sei sacchettini, e poi dovrebbero arrivare anche gli altri in omaggio perché mi hanno dato altri questi in omaggio. Ripeto, dipende che cosa comprate. Ah, poi c'è un altro del materasso e poi ci sono le pastiglie, che queste qua sono per il filtro. Sì, è il filtro da mettere qua dentro, che io già l'ho messa perché è già una. E poi ti danno questi che sono per il pavimento, per pulire il pavimento. Questi qui sono per tutti i pavimenti, parquet, pavimento normale, per tutti. Però io l'ho usato sul parquet per provarlo, diciamo che mi lascia le righe. Ma perché? Perché questo qua in teoria non è che va benissimo per il parquet. Ci sono altri per il parquet che vanno bene, che ovviamente mi devono arrivare. Quando mi arrivano ve le farò vedere. Comunque ce ne ho tre. Uno è attaccato, diciamo, all'aspirapolvere che adesso vi mostro. Per cui trovate questi qua. Allora, mi mancano altre cose, per cui calcolate che non posso farvi vedere tutto tutto, perché mi mancano ovviamente due o tre accessori più altri prodotti. Poi questo è il pezzo per aspirare i tappeti e anche per aspirare normale il pavimento, fa benissimo gli angoli, eccetera. Questo è il pezzo che trovate dentro se lo volete ovviamente prendere. Poi, ovviamente, se volete prendere anche questo, io ho comprato questo per lavare e aspirare il pavimento. Io ho già messo l'altro pezzo sopra, infatti, come vedete, l'ho utilizzato perché volevo vedere per la prima volta se funzionava e se va bene. Dentro qua mettete il liquido, mettete l'acqua, eccetera, e questo vi aspira e vi lava il pavimento. Io questo l'ho preso in più, per cui dipende tutto da quello che volete comprare. Poi c'è l'aspirapolvere, che è questa. Questa qua c'è già la batteria dentro. Sono due batterie, una e un'altra di ricambio. Poi c'è questo che potete chiuderlo, per così lo potete chiudere. Ovviamente al display qua ha il pezzettino sotto. Questo qua è un altro pezzetto dove questo per aspirare il pavimento, per cui l'ho già attaccato, è già su. Poi, perché ovviamente ci sono i pezzi che poi voi lo mettete su, l'attaccate. In più mi hanno dato la borsa, questa, con scritto folletto, è la borsa per mettere gli accessori. Allora, in questa tasca ho messo dentro l'altra batteria, che sono due batterie, poi il caricatore, da caricare la batteria. Poi questa è la tracolla da mettere
sull'aspirapolvere quando volete aspirare, che ne so, la macchina, il tavolo, eccetera, è l'altra quella dove vi permette di tenerlo su, così almeno non fate fatica quando aspirate le altre cose. E qua basta. Qui nella taschetto, cioè nella tasca questa qua, ho messo queste cose. Poi quella invece dentro qua, ovviamente ve le faccio vedere veloci, così questo video non dura tanto, perché poi farò la recensione e vi farò vedere come si usa, come si utilizza. Per cui ve lo faccio vedere in breve gli accessori, che sono questi. Allora, questi sono tutti gli accessori. Non ve le stacco perché sennò ciao. Allora, c'è il tubo che poi va collegato con l'altro pezzo di tubo. Poi abbiamo questi. Questo per pulire è un altro, sì, è un altro accessorio che non mi ricordo adesso cos'è. Poi c'è questo che è lo smacchiatore dentro, questo qui è 200 ml. Poi abbiamo questo, qua dentro abbiamo la protezione del display, perché c'è anche il vetro della protezione del display. Ok, lo faccio vedere veloce qua. Trovate la protezione del vetro per il display e per pulire ovviamente la batteria che è display. Poi abbiamo questo che è un altro aggeggio, un altro accessorio dove si pulisce il materasso, questo qua. Questo rotondo. Poi ce n'è un altro di questo che non mi ricordo che cos'era. Poi c'è quello lungo, anzi questo è la spazzola. Sì, questa è la spazzola dove va dove lo attaccate e va a pulire il tavolo, il tavolino, praticamente tutto, il mobile, eccetera. Poi abbiamo un'altra spazzola che è questa. Mi sembra che questa è per il materasso, anche questa per pulire il materasso. Poi abbiamo il cavo, i due cavi per caricare le due batterie, uno ce l'ho attaccato alla corrente e uno è qua. Questo invece serve per attaccarlo al muro e attaccare, diciamo, la batteria. Io per adesso devo ancora mettere il mobile, organizzarmi, per cui non posso attaccarlo. E poi per finire, dovrei aver fatto vedere tutto, ma tanto poi ve lo farò vedere, questo tubo che adesso vediamo se riesco a farvi vedere il pezzettino, fatto così per il materasso. Però se non sbaglio può essere anche utilizzato per... No, mi sembra solo per il materasso. Adesso non mi ricordo bene perché devo ancora utilizzarli, sono nuovi, devo ancora imparare a capire come si usano. Comunque c'è tutto scritto sull'istruzione e c'è questo un altro kit. E credo basta, perché ovviamente questo qua è il tubo grande. Poi credo che vi ho fatto vedere tutto. Sì, quello è il tubo, poi c'è quello anche per la macchina, per aspirare la macchina, e questo è, diciamo, la borsa dove ho messo gli attrezzi che servono per pulire materasso, pavimento e aspirare sia la macchina che i tavoli, il mobile, eccetera. Queste sono le cose, adesso lo metto qua, poi lo chiudo.
Questi sono per il momento quelli che ho del folletto, poi mi arriveranno altri perché mi manca lo straccio, il panno, anzi il panno per il parquet e il liquido per il parquet e poi altri oggetti che non mi sono ancora arrivati. Quando mi arriveranno poi ve li metterò dentro nella recensione e vi farò vedere come si usa, eccetera. Niente. Questo è stato un unboxing per farvi vedere tutto quello che io ho comprato, quello che appunto ho scelto, perché ci sono altre cose che puoi scegliere per utilizzare il folletto. Direi che vi ho fatto vedere tutto, non penso che manca qualcosa, niente. Fatemi sapere se anche voi l'avete comprato, se anche voi ce l'avete, oppure siete indecisi se comprarlo o no. Io vi dico già solo che usandolo una volta, appena mi è arrivato, che me l'ha portato mio padre in casa, l'ho usato una volta solo per fare anche solo mezzo pavimento. Cioè, vi dico solo che è una bomba. Non me l'aspettavo di questo spiropolvere. Sono proprio, secondo me, sono molto soddisfatta. Neanche il tempo di provarlo, cioè, l'ho provato 2 giorni. Vi dico già solo che sono soddisfatta di questo prodotto, per cui non vi dico altro, per cui dopo vi farò un video a parte dove vi spiegherò tutto, almeno cerco di provare a spiegare tutto. Per adesso questo è solo l'unboxing della Spiropolvere e di tutti gli accessori che io ho preso. Poi se non volete prendere l'accessorio, che ne so, per lavare i pavimenti, aspirare oppure volete solo l'accessorio per pulire, cioè in senso per aspirare sul pavimento, vi costerà di meno. Se volete un accessorio in più, vi costerà di più, cioè dipende tutto quello che volete comprare e la vostra necessità. Io praticamente ho scelto proprio tutto, tutto, tutto quello che volevo. Le altre cose che ancora non mi sono arrivate, poi appunto nella recensione ve le farò vedere. Detto questo, se avete domande scrivetemelo qui sotto. Per il momento ho detto tutto e vi ho fatto vedere tutto, per cui noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!